Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il comandante di un peschereccio di Fano muore per malore al timone del suo peschereccio. Fusione di Monbaloccio con Pesaro, il sindaco Ricci assicura: con noi avrete opere che non fareste in 30 anni. I monbaloccesi consegnano oltre 500 firme per chiedere un referendum popolare. Voragine a Orciano di Pesaro, riaprono gli esercizi commerciali e rientrano gli evacuati, tranne il proprietario della casa a ridosso della strada. Vaccinazioni, timori per il calo nelle Marche, per gli esperti c'è rischio di ritorno di epidemie. L'Alma Juventus Fano vince contro la Miternina per 2-0 e si conferma in vetta alla classifica. Buonasera, ben ritrovati qui a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con sciagura in mare. Il comandante di un peschereccio di Fano, il Palissandro, è morto per un malore mentre era al timone dell'imbarcazione in navigazione al largo del porto di Ancona. Gabriele Gaggi, 56 anni, di Fano, è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera e da personale specializzato che ha tentato di rianimarlo in mare, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. All'arrivo in banchina, nel porto di Ancona, è morto e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il motopesca è stato condotto in porto da un altro membro dell'equipaggio. E torniamo ad occuparci della voragine che si è aperta a Orciano, che si è naturalmente verificato venerdì, questo episodio scorso, dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici. Quasi tutte le famiglie evacuate rientreranno questa sera nelle loro case. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. Si cerca di tornare alla normalità a Orciano di Pesaro dopo la paurosa voragine larga circa 20 metri e profonda 10 che venerdì scorso ha inghiottito parte della provinciale 5 bis, la strada principale che attraversa il paese. Ad aprire i battenti domani tutti i 5 gli esercizi pubblici chiusi in via precauzionale con un'ordinanza del sindaco Bacchiocchi e dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati dal comune per verificare lo stato in cui versano gli immobili, stasera potranno tornare in casa i residenti evacuati la sera stessa, tutti ad eccezione del proprietario dell'immobile di Viale Kennedy a ridosso della voragine. Già stasera verrà notificata la revoca dell'ordinanza, per cui potranno tranquillamente tornare nelle loro case e domani riaprire negozi e lo stesso ufficio postale. Questo in quanto da verifiche effettuate non risultano sussistere condizioni tali da rendere pregiudizio alla salute pubblica. Il bilancio dei danni causati è ancora difficile da stabilire, così come le cause del cedimento. Ora si cerca di ripristinare il prima possibile la viabilità completamente stravolta. Abbiamo dovuto però necessariamente trasferire su altre strade, dirottare su altre strade il traffico pesante, perché all'interno del centro abitato comunque non potrà transitare. Rimane adesso il problema dei pullman che servono il territorio per la tratta di linea ma anche per il trasporto studenti. Su questo in parte già qualcosa è stato fatto, vorrei i prossimi giorni incontrare le autorità competenti per cercare sempre una soluzione comunque provvisoria per rendere il minor disagio possibile alla cittadinanza, alla popolazione e soprattutto anche alla popolazione studentesca che al momento ha grosse difficoltà per raggiungere i punti di raccolta. Il sindaco Bacchiocchi ci tiene inoltre a ringraziare Martina Galli, la ragazza di Orciano che quella sera stava transitando in Viale Kennedy a bordo di un Opel Corsa quando per fortuna ha intuito il pericolo, ha fatto appena in tempo a far retromarcia e si è salvata la vita. Poi, senza pensarci due volte, ha allertato il 112 e allontanato dall'area gli automobilisti che stavano sopraggiungendo. È stata coraggiosa. Coraggiosa, devo dire, ha dimostrato sangue freddo per essere riuscita con freddezza e lucidità a dare primo allarme. Che devo ringraziarla soprattutto per questo. E poi è stata anche coraggiosa nel darsi da fare appunto insieme ad altri che poi sono successivamente arrivati
a creare delle condizioni in modo da non creare problemi ad ulteriori passanti. E vedremo successivamente come riconoscere questo lavoro che lei ed altri cittadini hanno fatto in questa circostanza purtroppo triste. Un altro passo avanti è stato fatto nella fusione di Monbaroccio con Pesaro. I consigli comunali hanno approvato la proposta di legge regionale da rimandare ad Ancona. Questa mattina i cittadini di Monbaroccio hanno consegnato 500 firme autenticate per chiedere un referendum popolare. La settimana scorsa invece c'è stato un incontro con i due sindaci delle due città. Venerdì sera scorso, nella palestra comunale, il sindaco Vichi, alla presenza di circa 200 monbaroccesi, assieme al collega di Pesaro, Matteo Ricci, supportati dai rispettivi assessori, hanno provato a convincere le anime critiche del paese sull'opportunità e la convenienza di questa operazione di fusione tra i due comuni. Questa proposta dà grandi opportunità perché permette di fare a Monbaroccio cose che non si farebbero mai, sulle strade, sulle scuole, sui beni culturali, su ciò che serve ai cittadini. Al tempo stesso è una proposta che dà garanzie d'autonomia, perché il mantenimento del municipio consentirà di decidere le cose da fare a Monbaroccio e monbaroccesi. Io invito tutti a ragionare di questo, sono convinto che se si ragionerà nel merito si capirà che è una strada che ha molte più opportunità che rischi ed una delle poche che si possono prendere per risolvere i problemi dei cittadini. Se invece la si trasformerà in un referendum pro o contro il sindaco di turno, rischiamo di perdere una grande occasione di buttarla in politica e di non guardare realmente, pragmaticamente, alle cose che servono. Nonostante le circostanziate spiegazioni, però, ai presenti sono rimasti sempre i dubbi e la rabbia per il percorso scelto dagli amministratori, ribadito orgogliosamente, con forza e a tratti anche con veemenza, ma mai senza eccedere. La soluzione del municipio sembra l'unica praticabile, quindi. A me sembra, tra l'altro, anche molto convincente, perché il municipio garantisce tutte quelle autonomie che poi in realtà vogliamo tutti, le voglio anch'io. Io ho detto subito a Matteo, dico: guarda, sì, i soldi sono importanti e siamo qui a chiacchierare perché dobbiamo salvare il comune di Monbaroccio dal dissesto finanziario, come fanno anche tantissimi altri comuni, però è chiaro che dobbiamo salvaguardare l'autonomia, che è importantissima ed è sentita veramente da tutti, anche da me. Presente all'incontro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Cecconi, che ha espresso seri dubbi sulla deroga al patto di stabilità. Il sindaco Ricci dovrebbe sapere, se non lo sa, dovrebbe chiedere ai ministeri di competenza, che sono già stati emessi numerosi pareri per i comuni che hanno fatto richiesta, in cui si evince il fatto che le fusioni per incorporazione, esattamente quello che sta succedendo tra Pesaro e Monbaroccio, non consentono lo sblocco del patto di stabilità. Io mi chiedo come sia possibile fare un passo del genere che riguarda una popolazione così ingente senza prima chiedere ai ministeri se quello che si sta facendo ovviamente porta dei frutti o i frutti sperati alle città di competenza. Delle noci ha anche detto la bollata, un po' come anti-pesarese. Respingo il fatto che io sia anti-pesarese, tra l'altro io sono stato eletto nella regione Marche e non soltanto nella città di Pesaro, ma quello che più mi interessa è che i cittadini vengano informati dai propri amministratori nella maniera adeguata e non millantando soldi come se si potesse semplicemente comprare un voto, si possa semplicemente comprare un cittadino appartenente a un altro comune. Davanti alla palestra inoltre era presente il comitato pro referendum per accogliere le firme. Così questa mattina tra i consiglieri comunali di Monbaroccio, Massimo Muratori, Rosilde Vidali e Emanuele Petrucci, hanno depositato 508 firme autenticate per chiedere un referendum sul progetto di fusione per incorporazione con il comune di Pesaro. Un'iniziativa questa suggerita a suo tempo da Mirko Carloni, vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, già il 16 settembre scorso. Che c'è una grandissima fretta che secondo me è foriera di tanti rischi e ritengo che sia opportuno a questo punto fare un referendum che in questo momento hanno chiesto i cittadini depositando questa mattina le loro firme. Nel frattempo, come consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, ho chiesto l'audizione in prima commissione delle persone che hanno raccolto le firme, i referendari, e quindi cercare di fare più chiarezza possibile. Oggi pomeriggio ho incontrato il prefetto col quale ho discusso dell'argomento e credo che su questa vicenda più che la fretta serve a un po' di chiarezza e fare in modo che a decidere del loro futuro siano i cittadini di Monbaroccio.
E dopo Pesaro e Monbaroccio, altre città avanzano l'ipotesi di fusione. La Giunta ha approvato una proposta di legge da sottoporre al Consiglio regionale per l'incorporazione del comune di Tavoleto nel comune di Urbino, a partire dal 1 gennaio del 2016. Da parte della Regione, afferma in una nota il Presidente Luca Ceriscioli, tutto il sostegno per la semplificazione e l'ottimizzazione dei tempi rispetto alle procedure amministrative da espletare. Cambiamo argomento, parliamo di scuola. Prima campanella oggi per gli studenti dell'Istituto Alberghiero Santa Marta. Dopo i crolli del controsoffitto avvenuti a fine luglio, i ragazzi sono stati collocati in 4 sedi diverse. 5 classi trasferite all'ex Bramante, 9 alla parrocchia San Carlo, 26 ricavate al piano terra del Santa Marta e altre 6 al Branca, hanno già iniziato a Pesaro Studi. A Fano invece i bambini della scuola dell'infanzia Andersen sono rientrati nella struttura di Vago Colle dopo essere stati ospitati per 3 settimane nei locali dell'ex scuola d'infanzia di Via della Colonna. Lo spostamento dei piccoli alunni è stato necessario per realizzare interventi urgenti alla struttura di Vago Colle a causa delle crepe dovute alla forte siccità estiva. Ed ora parliamo di vaccinazioni che sono in calo nelle Marche. Secondo gli esperti serve una corretta informazione sui vaccini, perché contrastando false notizie che circolano in rete si può sicuramente migliorare la situazione. Vediamo. La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Inizia così il saluto che il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha inviato al Comitato Scientifico e ai partecipanti del convegno dal titolo La rivoluzione della comunicazione per le vaccinazioni, che si è tenuto a Fano nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. A organizzarlo l'Asur Marche Area Vasta 1 in collaborazione con la Società Italiana di igiene e medicina preventiva e sanità pubblica. Siamo tutti convinti che il tema deve essere affrontato su vari fronti, sia il fronte politico, c'è un calendario nazionale che è in discussione in questo momento, sia sul fronte delle comunicazioni, dove dobbiamo fare ricorso a risorse e a mezzi di comunicazione nuova come il web, come il sito Vaccinarsi, che la nostra società scientifica in collaborazione con altre società scientifiche ha raggiunto 1 milione di passaggi. Significa che c'è molto bisogno di comunicazione per informare correttamente i cittadini su quali sono le possibilità per prevenire malattie importanti. Un argomento questo di grande attualità, visto il continuo calo di vaccinazioni anche nella Regione Marche. Di conseguenza si è verificata una pesante diminuzione di quasi tutte le coperture vaccinali e in alcuni casi, come per la rosolia, il morbillo o la parotite, con percentuali che comportano il rischio di un ritorno ad ondate epidemiche. Stiamo registrando un trend che è un trend nazionale, ma nelle Marche è un pochino più spiccato. I dati di copertura vaccinale si stanno abbassando, è un trend che sta continuando da alcuni anni a questa parte. Siamo arrivati a delle soglie di copertura diciamo preoccupanti per vaccinazioni importanti come la vaccinazione contro il morbillo, che è una malattia potenzialmente mortale, e siamo preoccupati che questo possa essere diciamo il viatico per registrare nuove epidemie di una malattia che abbiamo ormai dimenticato. Appare quindi importante un'adeguata formazione degli stessi operatori sanitari, garantire l'alfabetizzazione sanitaria dei cittadini e coinvolgere i professionisti della comunicazione. La vaccinazione è un presidio medico che è uno delle principali, più importanti, che ha una grande efficacia e sicurezza nei confronti della prevenzione delle malattie infettive, e da un punto di vista della comunicazione non emerge questo aspetto così importante e rilevante, mentre emergono gli aspetti molto spesso più negativi, per quanto esagerati rispetto a quella che è la realtà. Quindi di fatto occorre parlare, ripensare e ritrattare quella che è la comunicazione in ambito vaccinale e soprattutto quello che è il rapporto con i mass media. Su questo abbiamo bisogno della mano dei giornalisti, della stampa seria che sia motivata da un punto di vista scientifico. E affrontiamo il cambio della viabilità che avverrà a Fano, perché domani nella Sala della Concordia del Comune si svolgerà un incontro pubblico alle ore 18 con gli abitanti del quartiere Poderino. Sarà un confronto sulle ipotesi di modifica della viabilità che gli uffici intendono effettuare nelle vie del quartiere a seguito di alcune richieste dei cittadini della zona.
Ed ora l'ambiente è sempre più importante smaltire in maniera corretta e per questo è sbarcata a Pesaro la campagna educativa denominata Circoliamo, che ha informato i cittadini sul corretto smaltimento degli oli lubrificanti usati, dannosi per l'ambiente e per la salute umana. Sono oltre 1.100 le tonnellate di oli usati raccolti lo scorso anno nella provincia di Pesaro e Urbino, un dato in forte crescita reso noto nell'ambito di Circoliamo, una campagna educativa itinerante che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei lubrificanti dei motori. I ragazzi delle scuole medie hanno avuto la possibilità di visitare il villaggio allestito per l'occasione in Piazza del Popolo a Pesaro e provare giochi interattivi finalizzati all'educazione ambientale. Il privato cittadino può andare nel CDR, consegnare il proprio olio motore che proviene dal fai da te, cioè dal cambio della propria autovettura, consegnando il codice fiscale o un documento di identità. L'unica cosa che adesso dobbiamo, il passaggio successivo, è quello di ufficializzare Pesaro attraverso la convenzione con il consorzio obbligatorio degli oli usati, quindi ci sarà anche un modus operandi tale per cui è tutto più rintracciabile e sappiamo che quell'olio che viene effettivamente portato nei CDR poi viene recuperato e rimesso, una volta che viene rigenerato, rimesso sul mercato. La raccolta negli ultimi 30 anni ha portato ad un risparmio di 3 milioni di euro sulle importazioni di petrolio. Telefonando al numero verde del consorzio o collegandosi al sito co.it sarà possibile avere informazioni su come smaltire correttamente il proprio olio usato e il recapito del raccoglitore più vicino. Pensate che bastano 4 kg di olio motore che, se versati in un ambiente acquatico, vanno a estendersi come in una superficie grande come un campo di calcio, e tutto ciò che è al di sotto muore per asfissia, mentre i pesci, ingerendo i metalli pesanti, ce li ritroveremo nella nostra catena alimentare. Perché fare questo? Ci sono le leggi, sfruttiamole, e la raccolta è gratuita, il cittadino non paga nulla e neanche la comunità, in questo caso il comune, non ha nessun onere a suo carico, ma soltanto dei benefici. Siamo alla pagina degli eventi, partenza col botto domenica scorsa per la 20ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, che ha battuto anche il meteo incerto. Oltre 15.000 persone provenienti da tutta Italia, da Roma, Bologna, Milano, Perugia, Forlì, Pescara, fin dalla prima mattina hanno affollato il centro storico per visitare una mostra mercato che ospita specialità enogastronomiche di tutte le regioni italiane. Mostra che ha raggiunto ben 2 chilometri di espositori di prodotti tipici di altissima qualità, con al centro la Casa del Tartufo, dove i commercianti hanno esposto il protagonista assoluto, il diamante della terra. La manifestazione proseguirà nelle prossime 2 domeniche, l'11 e il 18 ottobre. E siamo allo sport, come sempre vediamo i risultati della domenica calcistica. Vediamo allora classifica e risultati. Allora, Alma Juventus Fano e Amiternina, vince l'Alma Juventus per 2 gol. Poi l'Agnonese Isernia 2-0, Avezzano Fermana 2-1, Chieti Castelfidardo 2-2, Folgore Giulianova 2-0, Iesi Vispesaro 3-0, Recanatese Matelica 1-3, San Benedettese Monticelli 4-5, San Nicolò Campobasso 1-0. E la classifica è così composta: come vedete in testa Alma Juventus Fano a 16 punti, segue a 3 lunghezze di distanza la San Benedettese e il Monticelli, e il Matelica è quarto a 10 punti. Fanellini di coda, Giulianova 4 punti e Amiternina 3 punti. Ed ora guardiamoci insieme gli highlights di Sergio Catalani. Amici di Fano TV, buon pomeriggio da Sergio Catalani, che vi parla dallo stadio comunale di Scoppito, provincia dell'Aquila, dove stanno per scendere in campo le formazioni di Alma Juventus Fano in maglia granata con inserti bianco e blu, e l'Amiternina, squadra locale, in maglia bianca. Dalla parte opposta c'è il numero 11 Gizzi, c'è, attenzione, vediamo Gucci, il tiro, e c'è il gol! Nicolò Gucci! Il vantaggio dell'Alma! Prova a sventagliare verso Gucci, bene Nicolò, vediamo Gucci, il tocco, Gucci, Gucci, Gucci! Gucci! Nicolò!
Bonucci, 2-0 Alma. C'è intanto Torbidone che dialoga bene, Torbidone va giù, il rigore per la Minternina. Bomber Principe, parte Torbidone, il tiro di Torbidone alle stelle, con Ginestra che esulta, giustifica la sua presenza proprio all'ultimo dei quattro di recupero, andando a disinnescare un missile di potenza di De Matteis. Finisce così con l'Alma che batte 2-0 la Minternina in questo campo sempre ostico. Ed ora, come facciamo dall'inizio del campionato, guardiamo le pagelle, i voti dei giocatori dell'Alma Juventus Fano. Ginestra 7, Marconi 7,5, Bartolini, Lunardini e Nodari 7, May 7,5, Sivilla e Favo 7, Gucci 8, Borrelli e Falsaperla 7, Lucciardini, Chiacchiarelli e Buongiorno senza valutazione. Bene, vi ricordo, naturalmente per gli esperti e gli amanti del calcio, che a seguire il telegiornale andrà come di consueto la partita dell'Alma Juventus Fano con la Minternina. E poi vi ricordo anche altri appuntamenti. Mercoledì ci sarà Primo Cittadino con in diretta il sindaco di Fano Massimo Seri. Naturalmente i riferimenti telefonici per entrare in contatto con lui e rivolgergli in diretta delle domande sono sempre i consueti: il telefono fisso 0721 861433, oppure per mandare sms o whatsapp 338 4968 250. In chiusura vi ricordo anche un'altra cosa: le segnalazioni per noi sono importantissime e vi do un ulteriore indirizzo al quale mandare segnalazioni con WhatsApp o con SMS o eventualmente telefonando direttamente. Questo è il numero di redazione, sempre il medesimo, 338 4968 250. In calce l'indirizzo della redazione, che vi ricordo essere redazione@occhioalanotizia.it, al quale mandarci mail o entrare in comunicazione con la nostra redazione, che vi augura la buona serata e naturalmente vi ricorda che Occhio alla Notizia tornerà domani sera puntualmente, se vorrete, qui alle 20:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Per l'informazione è tutto.